Bene, eccoci qui nuovamente in studio in compagnia di Franco Mistretta, il nostro esperto di economia e di ecologia, per parlarvi di quelli che vengono comunemente chiamati mattoni ecologici. Eh sì. Il legno cemento si chiama, eh sì. Franco, di cosa si tratta esattamente? Due settimane fa parlavamo dell'amianto cemento che era dannoso. E la tecnologia, la scienza fa così, lavora per prove ed errori. Abbiamo eliminato un materiale che si è rivelato molto rischioso e si inventano cose nuove. Materiali nuovi ed ecologici. Il legno cemento è un impasto di due materiali semplicissimi, fibre di legno. Queste sono scarti delle lavorazioni di abeti. Sono prevalentemente abeti quando si fanno le varie tavole di legno. Tutti gli scarti vengono recuperati o addirittura quei pancali, i cosiddetti pallet, quelle strutture che reggono i pesi, quando vengono, invece di averli in discarica, quando sono vecchi, vengono frantumati, mescolati con un normale cemento e danno questo bel mattone che è nello stesso tempo resistente e leggero. Vedete qui si vedono le stesse fibre di legno. Si vede il legno intatto. Il legno occupa più del 50% in volume e circa il 50% in peso. E in questo modo si possono avere dei materiali che sono nello stesso tempo portanti, come stiamo vedendo qui. Ringraziamo il signor Chinello che ci ha portato queste cose, che ha una ditta. Grazie. Ha una ditta dove? Eccolo, signor Chinello. Questo è un brevetto tedesco. In Germania dal 40 sono sul mercato queste cose. In Italia la ditta di Chinello le sta diffondendo dall'84. Ringraziamo anche i suoi collaboratori Fioretti e Soldà che lavorano che in questo momento. Che stanno costruendo per noi un muro, vero? Allora mi dicevi che i vantaggi di questo materiale quali sono? E allora, una costruzione molto semplice. Hanno perfino questa ditta ha aiutato una cooperativa di Varese che ha fatto 24 villette a schiere in autocostruzione. Sono gli stessi abitanti che sono tecnici professionisti che per alcuni mesi hanno lavorato e hanno, con l'aiuto di un architetto, tirato su le loro case. È molto semplice da mettere. Ecco, perché vediamo che cos'è che non occorre per costruire. Intanto hanno questi solchi che permettono di incastrare bene i mattoni uno sull'altro, non occorrono grandi lavori specializzati, si inseriscono e si tirano su bene. Naturalmente in questi vuoti entrano poi i tondini di ferro e la colatina di calcestruzzo, ma in questo modo si evitano i pilastri in cemento armato e si evitano i solai in cemento armato, quindi tutta la costruzione è così autoportante ed è totalmente isolata dal punto di vista termico ed acustico, perché questa struttura è fortemente, dal punto di vista termico, è fortemente coibentante. Ecco, questo muro cosa succede? Una volta fatto ci consente di risparmiare moltissimo in termini di riscaldamento, è sì, così? Perché? Perché queste pareti non sono soltanto isolanti, quindi già ci fanno risparmiare per l'isolamento, ma sono, come si dice, hanno una forte inerzia termica. Che inerzia vuol dire? Termica vuol dire che questi mattoni intrappolano il calore e anche quando si spegne il termosifone, per un po' di tempo ancora poi emettono questo calore. Quindi sono molto buoni dal punto di vista termico e anche acustico. E anche acustico. C'è questa famosa legge del 97 che ormai costringe, obbliga le costruzioni ad avere un certo indice di isolamento acustico e questo permette. La tele risponde in pieno a tutto, sì, ciò. Di non fare ulteriori strutture acustiche, ma sono essi stessi isolamenti. Ecco, quanto acustici costa questo materiale poi? Questo materiale costa, se lo compariamo con un muro normale, in mattoni normali, che poi deve fare il suo isolamento termoacustico, più o meno costa allo stesso modo, anche costa un po' meno. Quindi c'è un risparmio se si deve tirare una costruzione a norma con le attuali leggi. E permette un risparmio nel riscaldamento e anche nel condizionamento, perché questi muri sono molto buoni anche per l'estate, per tenere fuori il caldo estivo, naturalmente. Quindi scegliendo di costruire una casa con questo materiale non si va a spendere di più, no, che con i materiali tradizionali. Per essere precisi, si può spendere un po' di più all'inizio, ma si risparmia molto nelle spese di riscaldamento e quindi si recupera molto facilmente. Ecco, in Italia è molto diffuso? In Italia è cominciato, si sono fatti, mi diceva, 30.000 alloggi, ma si va diffondendo molto più, soprattutto al nord. Il nord Europa è molto forte. Il nord Europa, perché sono sempre più avanti di sì, noi. E infatti viene da lì
Ecco, questo è un palazzo fatto tutto quanto con, sì, con il mattone di legno cemento? Senza bisogno di pilastri di cemento armato, si possono tirar fuori come tirar su, come si vede anche molti piani. È interessante dal punto di vista tecnologico, perché una volta avevamo visto, c'è quell'autocostruzione fatta con paglia e argilla, quelle costruzioni un po' alla buona di appassionati che vogliono ritornare ai tempi antichi e si tirano su le loro casette all'antica. Certo, qua c'è il cemento, ecco, però quello c'è è un po' troppo New Age, che gli ora assomiglia. Pare che il New Age non piaccia molto. Invece questa è proprio tecnologia già diciamo edilizia avanzata. Bene, grazie mille, grazie Franco Mistretta. Grazie anche al signor, come si chiama? Tinello. Tinello, che ci ha portato questo straordinario materiale, ai suoi collaboratori. Grazie anche ai ragazzi della Scuola Media Statale Via Rugantino 91 di Roma, agli amici di Venezia, della Confartigianato, che ci hanno fatto vedere le maschere straordinarie di Carnevale. Io vi do appuntamento domani alle 17 con una nuova puntata. Vi lascio le notizie del telegiornale. Ciao a tutti quanti. Ciao.